Ciao a tutti, benvenuti e bentornati in un nuovo video. Finalmente mi sono fermata e riesco a registrare questo benedetto mukbang. Qui ho preparato del ramen, il mio famosissimo radish. Oggi ho preso tutto al convenience store per fare prima. Prossima volta, visto che adesso ho tutte le cose collegate, coupang eats, bla bla bla, magari ci ordiniamo un bel piatto e lo faccio decidere a voi. Farò qualche sondaggino su Instagram. Se non mi seguite ancora, andate a seguirmi così poi potrete rispondere. Detto ciò, allora, mi avete fatto tantissime domande. In realtà nel corso di questi mesi molte più di quelle a cui risponderò in questo video, ma piano piano, giuro, rispondo a tutto. Ho fatto una diretta tempo fa dove vi ho parlato di un argomento nello specifico, ovvero ragazzi coreani, quindi molte delle domande che mi avete fatto questa volta sono inerenti a quello. Cercherò di spaziare, anche se poi questo argomento verrà ripreso bene, perché vi beccherete un bello story time, perché i pazzi. Devo anche stare attenta, perché un tizio nello specifico si guardava i miei video su YouTube, non ho ancora ben capito come, più che altro come capisse quello che dicevo, ma ok, andiamo avanti. Tanto mi assaggio questi. Oggi ho preso cream carbonara. Questi giorni ho mangiato un pelino troppo il piccante, e se prendete i carbonara, che sono i miei preferiti della Bulldog, sono strapiccanti. Vabbè che dosate sempre voi la salsa, però ho detto meglio così, meglio così. Però devo dire sono buoni anche questi, eh. Un pezzetto del mio radish, che abbiamo capito essere un ravanello. Questo per stemperare il piccantino, è una mano santa. E qui ho la mia super cup. Piccolo stacco pubblicitario per dirvi che sul sito di Yepta trovate tutti i prodotti al 40%. E visto che mi chiedete costantemente i codici sconto, stavolta non avete scuse, siete in super tempo e potete prendere tutto super scontato. Ovviamente trovate tutte le reference link sotto in info box. Tra i miei prodotti preferiti, ovviamente, The Bubble Bubble, che è la foam per la doppia detersione, che va usata insieme al Decal Balm, che è il balm struccante, che vi serve appunto anche per la detersione anche quando non siete struccati. Il mio siero del cuore, il The Purify Hero, infatti come vedete è bello andato. E tra i nuovi prodottini trovate anche il contorno occhi e la protezione solare 50, che adesso che è estate è fondamentale, mi raccomando, indossatela sempre. Mi raccomando, fatevi un giro sul sito, perché questo sconto così alto è raro che torni, e c'è solo in alcuni periodi dell'anno. Quindi detto ciò, fate il vostro shopping e poi tornate a guardare il video. Allora, iniziamo dalla prima domanda: chi è Will? Perché ogni tanto effettivamente lo nominiamo, diciamo, però forse nei video non... Nei video non ve l'ho mai fatto vedere. Su Instagram, forse su Instagram all'inizio, appena ero arrivata. Will è il capo della nostra agenzia, perché lo sapete che per vivere qui in Corea, diciamo, ci sono diversi visti, ok? Io ho l'S6, che è il visto che vi permette appunto di lavorare e fatturare qui in Corea, ma dovete essere sotto a un'agenzia, quindi lui è appunto il proprietario dell'agenzia. Penso nei video di Marco di Soul Mafia l'abbiate visto diverse volte. Lui prima faceva il cantante e poi appunto ha deciso di aprire questa cosa. Vi giuro, è una persona squisita. Sono molto 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 contenta di averlo incontrato. E appunto si occupa di tutta la parte dei pagamenti, eccetera eccetera. Poi ci aiutate per andare a fare il conto in banca, questo o quell'altro. Però ecco, la risposta è quella. Poi, stai seguendo una dieta o mangi ciò che vuoi? Questa è un'altra bella domanda. In realtà, le volte in cui esco con le mie amiche, cerco di godermela, di stare tranquilla, serena e ok. Quando sono qui a casa da sola, ovviamente la questione è differente. Mi faccio la spesa, mi cucino le mie cosine, tante verdure che magari appunto fuori nei ristoranti un po' più proprio cucina coreana sono difficili da trovare. O almeno la concezione di verdura come l'abbiamo noi, perché magari poi loro la mettono nella zuppa, fanno appunto kimchi, cose. La mia visione è intesa come la semplice spadellata di zucchina, l'insalata, quelle cose così. Ovviamente qui è molto differente, soprattutto nella cucina proprio coreana. È molto raro trovare delle verdure che conosciamo. Possiamo magari trovare quelle nel bibimbap, perché ci sono le carote, i funghi, la verdura a foglia, quindi già un po' più ok. Infatti non a caso uno dei piatti preferiti dagli stranieri, perché è una delle cose un po' più semplici. Ecco, diciamo che in generale i cibi in Corea è difficile trovare una cosa semplice. Darvi un'idea, semplice una fettina di carne fatta così e appunto le zucchine o l'insalata. Qui impossibile. Trovate la carne, è comunque quasi sempre marinata, oppure se la trovate appunto raw, quindi cruda così, è quella dei barbecue, che poi appunto passate, ve la cuocete, ma ci sono sempre tutte le varie salsine, fanno i rappini,
insomma è raro che la mangino così plain. Quindi ecco, quella è la difficoltà sicuramente maggiore per quanto riguarda la mia mentalità e il mio modo di vedere il cibo. Però ripeto, quando sono fuori ok, quando sono a casa riesco a gestirmi un po' meglio. Però rispetto appunto all'altro anno che siamo venute, che era una situazione un po' più spensierata, questa volta l'ho presa un po' più seriamente, quindi meno caffè. Oppure se vado a un caffè che appunto mi devo fare una chiacchiera con un'amica, mi incontro con questo, quell'altro, non prendo sempre il dolcino perché poi qua ti tentano con qualsiasi cosa, ma semplicemente mi prendo solo il caffè magari. E ovviamente neanche quello con mille sciroppi, perché poi anche lì sennò disastro. Poi vi siete fatti amici coreani in questo periodo? Allora, vi dirò che più andiamo avanti ovviamente più gli amici arrivano anche naturalmente. È già diversa la situazione vicini di casa, perché tipo è quasi impossibile farsi amici vicini di casa. Primo, perché non li becchi mai. Secondo, se li becchi non ti parlano, a volte neanche ciao. Ho avuto delle situazioni in ascensori particolari, diciamo così. Quindi ok, esclusa quell'ipotesi. Però andando in giro ragazzi, in realtà quelli della nostra età è un po' più facile che ti inizino a parlare, che si interessino eccetera. Le persone più grandi ti guardano sempre un po' dall'alto al basso, quello ormai ok, mi ci sono abituata. E quindi lì vi dico magari è un po' più complicato. Però in realtà poi se venite qua da studenti credo sia ancora più semplice, perché magari parleranno molto più facilmente l'inglese e poi da lì potrete anche scambiarvi, no? Io ti insegno un po' di questo, tu mi insegni un po' di coreano, bla 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 bla. Non è così difficile come può sembrare. Dipende sempre da chi trovate, perché io non generalizzo mai, non dico perché sono i coreani, perché siamo gli italiani, sono persone e persone. Sicuramente la loro mentalità di base è un pelino più chiusa, fanno un po' più di fatica a aprirsi, però è il modo in cui sono cresciuti, quindi non posso neanche dargli una colpa, no? Però si aprono, fidatevi che anche poi con il fidanzato di Jenna siamo diventati super amici. Qualsiasi cosa io non capisca, anche appunto tipo l'altro giorno mi sono venuti a bussare alla porta, non ho aperto perché mi sono impanicato, ho detto chi cacchio è, e ho visto che mi hanno lasciato il bigliettino fuori e dovevano controllare i tubi del gas, insomma tutte cose, la caldaia eccetera. Quindi l'ho chiamato, gli ho chiesto che devo fare, cosa non fare, fammi sapere per favore, e quindi mi ha riorganizzato tutto. Ammetto che sicuramente è utile, però l'avete visto, tipo anche lui all'inizio non si voleva far riprendere, adesso si guarda addirittura i video, mi scrive io l'ho visto il vlog, super divertente, che pazzi cose. In realtà hanno un animo ribelle anche loro, va solo scovato. Comunque, rispondendo alla domanda, abbiamo fatto amicizia ovviamente, ma sapete cosa? Questo ve lo devo dire, è impossibile, quasi impossibile, non voglio dire impossibile, quasi impossibile, molto 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 strano, se vi fate delle amiche femmine coreane, perché molto spesso il problema è lì, cioè per i maschi tranquilli. Le femmine, se però magari hanno studiato all'estero, hanno già un background un po' differente, allora appunto lì la storia cambia. Ho notato questa cosa che è molto 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 raro. Infatti io personalmente, a parte la mia agente immobiliare slash appunto amica, che ogni tanto siamo andate a prendere un caffè, abbiamo fatto cose insieme, non mi è mai capitato. Poi mi avete chiesto, e questa in realtà è una cosa che mi chiedete spessissimo, della questione dei costi. Io voglio cercare di fare un po' più di video su TikTok delle mie giornate e di quanto spendo, perché mi rendo conto che sia per venire a vivere qua ipoteticamente o anche solo venire appunto per un viaggio può essere utile, quindi mi impegnerò più in questo senso. Però ad esempio questa ragazza mi ha chiesto quanto spendo mediamente nei caffè, e anche lì appunto vi dico dipende. Quando ad esempio mi vedete che vado da Coffee Bean, perché è uno dei migliori per la connessione, per caricare i video eccetera, vado, prendo il mio vanilla latte, spendo mediamente 6.000 won, che sono all'incirca 4 euro. Se poi ovviamente iniziate che prendete il caffè grande e il dolcetto e quello e quell'altro, arrivate anche a 12-15.000 won, che già sono appunto una decina di euro, va bene tutto, farlo un altro ogni tanto ok, ma se poi un'abitudine, capite bene che è un pochino dispendioso. Poi mettete anche che ci sono caffè e caffè, in linea generale i prezzi sono quasi sempre molto simili, però per le cose un po' più particolari, tipo quando siamo andati a fare il dolce con la crema colorata, quella che va buttata sopra, avevamo speso già un pelino di più, quasi il doppio. Poi per tutte le domande sulla casa non vi risponderò in questo video, vorrei fare un Q&A a parte. Per ora ho fatto appunto il video dove vi racconto di quando ho preso la mia casa, quindi per ora potete andare a vedere quello se volete qualche infarinatura generale. Poi, quali sono le difficoltà nel vivere da sola in Corea? Allora, sicuramente ragazzi, la lingua è la prima cosa, questo ve l'ho sempre detto,
e sempre lo ripeterò. Ora, noi navighiamo un po' nella lingua coreana da anni. Ho iniziato musica, serie TV, programmi. Vivere qua ovviamente è differente. Appunto, amici, persone che ti ripetono parole, poi ti entrano in testa. Quindi diciamo che me la cavo. Ecco, mi impanico quando tipo i tassisti, perché ovviamente tu gli imbocchi, inizi a parlargli quelle parole che sai appunto di coreano e loro pensano che tu sia non so chi, un dizionario vivente. Quindi cominciano a pararti a manetta. E lì allora ho imparato la mia classica frase: mi dispiace, conosco poco coreano. E quindi insomma poi si placano. Ecco le cose basi. Se dovete venire a vivere qui, datevi appunto una letta, fatevi appunto qualche studio. Io dovrò poi iniziare anche il corso di lingua, perché è una cosa che, a parte mi piace tantissimo la lingua, quindi la voglio imparare. E poi appunto mi serve, quindi di necessità virtù. Però questa è stata la cosa che ho riscontrato. E appunto poi tutte le varie differenze. Tra l'altro io non avevo mai vissuto da sola, neanche in Italia, quindi certe dinamiche non magari mi erano chiarissime. Ho dovuto capire bene quando pagare le bollette, come dover pagare le bollette. Più che altro, ecco, mi sono data un po' in difficoltà su quella cosa lì, come appunto cambiare l'indirizzo sulla tessera quando poi si cambia residenza. Tutte quelle cose che magari lì per lì dici: oddio, adesso come faccio? Ma una volta che le capite non c'è bisogno di impanicarsi, tutto è molto risolvibile e ci sarà sempre qualcuno che vi aiuta. Questa è una cosa che ho notato, a parte al centro immigrazione. Al centro immigrazione è un po' un incubo, quindi lì potete forse un pochino impanicarvi, però per fortuna appunto, come vi avevo spiegato, quando ho fatto il mio ID io ero andata con l'avvocato, quindi quella parte l'ho totalmente saltata, grazie a Dio, al Signore o chiunque ci sia. I ragazzi, mi avete fatto tantissime domande e ce ne ho tante in realtà, cioè qua ne ho segnate alcune, ma sostanzialmente sono sempre le solite: miti da sfatare, come li hai incontrati, le tue impressioni, sono come nei K-drama, sono belli, socievoli, se la tirano, eccetera eccetera eccetera. Allora, qui va fatto un boccone prima di iniziare l'argomento, perché la vedo lunga, ma vi ripeto, avremo modo di fare questi Q&A più spesso, dove vi racconterò anche le mie esperienze. Perché allora, nel mio caso, come sapete, non vi ho mai nascosto niente, non sono mai stata fidanzata. Sinceramente in Italia non mi ha mai interessato nessuno, quindi ho detto: senti, io quando capiterà, come succederà, vedremo. Quando è arrivata Alessia, la prima sera che è arrivata Alessia e siamo usciti, io scherzo spesso con le mie amiche, perché diciamo che ho un tipo di base che mi piace, che dici, sai, quando lo vedi fai subito... E quindi vedo entrare questo ragazzo, alto, grosso, nel senso muscoloso, piazzato, con i tatuaggi, eccetera. Quindi ho fatto a Jenna, scherzosamente, come appunto ho fatto altre milioni di volte: Jenna, lo voglio! Non avrei mai pensato che a fine serata ci sarebbe stato un plot twist. Quindi, vabbè, quella sera, tra una cosa e un'altra, poi sono venuti al nostro tavolo, parlato, non parlato, bla 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 bla. Questa che vi racconto, diciamo, è la situazione un po' più seria che mi è capitata finora, ed è anche il tizio che guarda i video su YouTube, quindi cercherò di non fare nomi, cose, ovviamente, perché non ci mancherebbe. La sera siamo andati in un pocha che qui in Corea troverete spessissimo, sono quei posti, quei locali dove si va, si mangia, si beve, bla bla bla. Quindi poi scambiate il contatto, quello quell'altro, inviami le foto della serata, cose eccetera, abbiamo iniziato a parlare. In realtà dovevamo andare al cinema a vedere La Sirenetta, perché non lo so come era uscito il discorso che Alessia doveva ancora vedere questo film, quindi abbiamo detto ok, andiamo. E parlavo in inglese, ma non benissimo. Questo qui che piaceva a me. L'altro, che era il suo amico, che i giorni in cui ci siamo incontrati lui era in pausa dal servizio militare, parlava un po' meglio, whatever. Io e lui poi ci siamo visti da soli, abbiamo fatto tutti i nostri date, picnic, cose, vi giuro, cinema, eccetera, eccetera. Anche se, poi vi racconterò perché, gli appuntamenti al cinema in Corea sono un po' da evitare per diverse ragioni, ma ripeto, poi vi spiegherò. Questa cosa è andata avanti per parecchio. Dovete sapere che in Corea corrono tantissimo, tant'è che la prima volta che ci siamo rivisti, dopo quella sera che ci siamo incontrati, mi aveva già subito chiesto di dargli la foto, quella che avevo fatto per l'ID coreano, perché lui se la voleva mettere dietro il telefono, perché qui in Corea le coppie di solito fanno così, mettono sto santino dietro il telefono, tipo ok, sono occupato, sono già stato preso. E infatti io ero tipo: che cosa sta succedendo? Cioè, anche meno, chon chon im vuol dire slow down. Quindi partono in quarta, siamo andati avanti in realtà per un po', finché a un certo punto scompaiono. Ma non è che scompaiono, smettono di risponderti da un momento all'altro, letteralmente la mattina ti penso quello con l'altro, alla sera non ti rispondono. Vi giuro, questa cosa io non ho capito dove
cosa, boh, sia scaturito, eh? Fatto sta che su Instagram invece continuo a farsi beatissimi cavoli miei, quindi scompaiono ma non proprio, e probabilmente tornano anche, quindi preparatevi a queste cose del genere. Però lì per lì, come ce la siamo vissuta, in realtà sempre molto carino, rispettoso, doveva andare così probabilmente. Aveva però un ottimo profumo che mi sono fatta dire, spero il prossimo indossi lo stesso profumo perché era buono, ecco, quella è una cosa che un po' mi manca. Per il resto, no ragazzi, cioè, per rispondere un po' alle vostre curiosità, non sono di certo come li vedete nei K-drama, cioè scordatevi questa questione, io non ho capito perché la gente si metta in testa questa cosa, cioè è come se voi vedete un film, una storia d'amore, non è che tutti gli uomini sono così, quindi perché dovete riportare questa cosa nei K-drama? Io ancora non l'ho capita. C'è questa idealizzazione di quest'uomo coreano. Sicuramente sono di base molto romantici rispetto magari a come siamo abituate noi. Hanno questa cosa di portarti la borsa, teniamoci per mano tutto il tempo, cose del genere. Però come vedete possono essere comunque dei mentecatti, come lo sarebbe qualsiasi altro uomo di qualsiasi altra parte del mondo, quindi purtroppo tutto il mondo è paese. Però quelli belli belli belli, molto spesso ci è capitata questa cosa, anche solo di vedere come situazione, quelli belli 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 che sanno di essere belli, perché poi ci sono certi ragazzi che vedete per strada e loro non hanno la consapevolezza del potenziale, quelli invece belli belli che lo sanno, io direi girate i tacchi alla larga, perché sono situazioni intense. Intense, non saprei come altro dirvelo. Però ecco, ripeto, in generale è un discorso molto ampio che andrebbe approfondito. Il problema nel nostro caso da straniere è sempre capire se effettivamente uno è interessato, o è interessato solo perché sei straniera, o interessato ad altro. Se appunto poi ci potete parlare, perché come puoi intraprendere una relazione? Non ti puoi neanche chiedere le cose basi o avere una conversazione un pochino profonda. Ovviamente sono uscita anche con altri uomini, direi ragazzi perché uomini sembra che sia quanti anni hanno. Però dopo questa esperienza, che poi è stato il primo in realtà con cui ho detto vediamo, perché di solito mi fermo, con lui invece avevo detto no, ma sai che c'è, proviamo, esco un po' dalla mia comfort zone, perché io sono sempre un po' molto un po' restia. Quindi dopo questa esperienza, se prima ci andavo con i piedi di piombo, adesso peggio ancora, quindi staremo a vedere, vi terrò aggiornati. Anche perché semplicemente con alcuni poi ci rimani amica, ci chiacchieri, non è che deve essere per forza l'uomo della tua vita. Quindi ragazzi, questo è tutto, perché poi mi devo mettere assolutamente a montare questo video e lo vedrete penso il prima possibile. Scrivetemi qua sotto se avete qualche suggerimento, qualche piatto che vorreste vedermi mangiare nel prossimo mukbang, anche già se avete qualche domanda, così oltre che pescarla da Instagram la pesco anche da qui sotto. Spero di aver risolto un po' i vostri dubbi. Detto ciò, vi mando un bacio grande e noi ci vediamo presto. Ciao!